presa ora. Chissà. È un dinosauro? Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? Un mucchio di gattini. È più carino chiamarlo mucchio di gattini. Non lo so perché, ma si dice nidiata. Non ha senso. Ma non è una nidiata. Ok, ok. Una mongolfiera? Sta zitta e cammina. Sta attenta. Tranquillo. Ops. Ma sei impazzito! Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Migliori a vista d'occhio. Ma nuotare non vuol dire agitarsi. Devi solo... spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, vedo che recepisci. Allì, vieni, guarda. Vedi quel cervo? Visto? Oh. Di là, guarda. Sì. Ho visto. Sì. Sembra... Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. Dobbiamo passare sotto. Fai un bel respiro. Sì, nessun problema. Professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dicono gli altri. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Un altro bel tuffo. Dove mi stai portando? Nuovo paio di scarpe? Ehi, ma quante ne hai? Non quante vorrei. Vieni. Ok. Al diavolo, ci rinuncio. Era ora. Ma per caso è un'enorme collezione di fumetti? Anzi no, una collezione di DVD. Sì. E quale delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare.
Giove. Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Sorpresa. Porca merda! Porca vacca, un dinosauro! Il re delle lucertole tiranne. Che bestione! Stai facendo? Ellie, attenta! Sto scalando un dinosauro! Sì, lo vedo. Cerca solo di non romperti l'osso del collo. Guardami! Sono su un cazzo di dinosauro! Ehi, sei impazzita? Non saltare! Aspetta, scendi, piano. Sì, ho visto. Sono stata brava? Sei stata brava a non romperti niente. Ah, che figata. Questo cos'è? Un libro? Ma sui dinosauri. Wow. Vabbè. Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene. Compsognatus. Nome altisonante per questi scriccioli. Guarda che artigli! Quello è un velociraptor. In realtà è un dinoico. Sono quasi sicuro che siano velociraptor. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Oh, forte! Vuoi provarlo? No, grazie. Peggio per te. Joel,
Guarda. È un dinosauro con il cappello. Si chiama Cappellosauro. E testa piccola. Diventerà una moda? Spero non diventi una moda. Ehi, Joy. Ellie. Non provare a toglierlo. Compio gli anni. Decido io. Triceratopo vuol dire faccia con tre corna. Non deve essere bello quel corno puntato addosso. Ehi, questo aveva un cervello grande come una noce. Ma pensa, allora avete qualcosa in comune. Buona. Il Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Immagina la cacca! C'era una scena in cui un personaggio diceva: questa sì che è una bella montagna di merda. Che film è? Possiamo guardarlo? Ho un'idea. Appena torniamo a Jackson, serata al cinema. Gallimimus significa imitatore di galli. Chi inventa questi nomi? Gli scienziati. Beh, che mi cretini. Il Dimetrodon era un predatore alfa. Cos'è un predatore alfa? Un predatore super cazzuto. Oh. Eppure è piccolino. Era riferito a me. Oh, fico. Cos'hai lì? Queste carte dei supereroi erano famose, credo. Se non erro, piacevano anche a Sara. O erano quelle sugli esserini strani. Non ricordo. Ehi, questo sembra un uccello. Beh, i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh, fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Da un film. Andiamo avanti. Guarda quanto è grosso questo teschio.
Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta, boom, Tommy. Velociraptor. Joel, questo è quello di cui parlavi prima? Il Velociraptor? È piccolino. Non puoi mai fidarti dei film. Ma guarda. Visitavi spesso musei? Sì. Sì, Sara mi adorava. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. Ha un suo fascino. Te l'ho detto. Sapevi che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Oh, ma smettila! Wow! Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre Mercurio volavo, Venere, tu Terra. Ok, ho capito. Bel sistema. Ehi, Joel, indovina qual è stato il primo animale nello spazio. Questa la so, era una scimmia. No, erano mosche. Nel 1947. Per studiare le radiazioni ad alta quota. E sono sopravvissute. Sei in gamba, ragazzina. Grazie. Sono diventate super mosche? Cosa? No. Oh. Dimmi un'altra curiosità. La luna ha l'odore della polvere da sparo. In effetti è curioso. No, aspetta, ma... Beh, gli astronauti avranno prelevato dei campioni e poi li avranno annusati, credo. Ok, e ora? Dimmi tu. Interrogami. Vediamo. Il primo uomo nello spazio? Ah, facile. Yuri Gagarin. Gagarin? Sarebbe... Gagarin? Non so come si pronuncia, l'ho solo letto. Comunque, decollò il 12 aprile 1961. Sono senza parole. Quanti libri hai letto sull'argomento? E dai, Joel, non è incredibile? Mi spieghi perché ti piace tanto? Non lo so. Ai tuoi tempi era tutto più facile. Rispetto ad ora, di sicuro. Voglio dire, non serviva andare nello spazio, ma ci avete provato lo stesso. È audace. Audace. Ok, piccola. Ora ho capito.
Sai che gli scudi termici delle astronavi erano fatti di sabbia? Davvero? Avrei detto di gomma o... che ne so? No, sabbia. Non c'è di che. Ne vuoi un'altra? Spara. Gli astronauti bevevano pipì. Era filtrata, ma... insomma, sì. Beh, a volte servono dei sacrifici nella vita. Sì, meglio non curiosare troppo. Quante volte siamo stati sulla Luna? Due? Sei volte. Sei sicura? Sì, sicura. Con me saranno sette. E dov'è il volante? I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Aspetta. È quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla Luna, direi di no. Bellissimo. Che odore c'è lì dentro? Di spazio e polvere. Dopo di te. Occhio alla testa. Wow. È pazzesco. Ok. Wow. Wow. Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. Insomma, riesci a immaginare com'è? Buon compleanno, piccola. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendila. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok.
seconds and counting. Valsa la pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non c'è di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. Sulla terra. Sì. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato lì. Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare laggiù? Devi sempre farmi preoccupare. Vieni qui! No! Ehi, di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Geronimo! Non male. Ehi, dammi una spinta. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora.
Forza! Vai! Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Ok, sta attento. Sta attento tu. Dinosauri dappertutto. Dura la vita, Gli serviva un abbraccio. È troppo buio qui. Stupidi animali finti. Sono qui. Che diavolo era?
solo un animale. Ok, muoviamoci, voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza.